Benvenuti in un nuovo video. Video. Scusatemi, siamo un po' strette, ma parleremo giusto un po', poi ci concentreremo su questa meraviglia. Quest'anno, anzi, mo, mi sposto già un pochino, non fa niente che mi vedrete un po' mozzata. Quest'anno è meraviglioso. Cioè, quest'anno, wow, c'è proprio un villaggio, sono proprio i mercatini di Natale. Bello. E bello, solitamente si ambientava sempre a casa, un po' anche dopo il Covid. Ovviamente stiamo parlando del calendario dell'avvento di Degusta Box. Io l'ho preordinato che era settembre, agosto, No, settembre forse. settembre. L'ho pagato intorno ai 36 euro, ma sono andata sul sito per vedere quando era un po' prevista la consegna e da come ho potuto vedere c'è ancora. Quindi se riesco a reperire che c'è ancora il link, io ve lo metto. Punto di farvelo uscire anche già settimana prossima. Noi la prima volta, io in tutto io l'ho messo solo 2 volte quest'anno il rossetto rosso Per l'occasione, per perché ci l'occasione. voleva Io direi di iniziare. Sono iniziare. molto, mamma mia, sembrava, cioè, è volato un Capite? È anno. volato un anno. Sembrava adesso che Però possiamo facevamo il dirlo che video. quest'anno è un po' più piccolo. Sì, E dietro c'è sì. anche un gioco. È Noi molto più abbiamo, piccolo. qui abbiamo quello dell'anno scorso, però io lo vedo più piccolo Sì. rispetto Allora, devo dire agli che la grafica è pazzesca, anche perché giustamente anni. l'hanno Ma come fatta. tutti i Sì. calendari, cioè, ogni anno sono sempre molto L'hanno fatta belli. scura perché giustamente notte in Innevato. cielo. Dire un'altra cosa, io ricompaio. Questo è l'ultimo anno in cui la apriremo In qui, questa casa. in questa casa, in questa location. L'anno prossimo ci attrezzeremo alla Speriamo grande, bene. speriamo bene. Quindi mamma farà già l'albero il 1º novembre. Esatto. Io Iniziamo. non sono pronta. Non mi sembra vero, Speriamo pure io. che si vede tutto e iniziamo con la casella numero 1. Mamma mia, allora aspetta, questa è la casella numero 1, il bottone dove sta? Qui? Eccolo. Questa è proprio la casella dei due innamorati. Aspetta, 1, 12. 12, dove sta l'1? Ah, è qui, però non si vede bene, lo sai? È questo l'1. Posso immaginare. 1. Enorme. Cos'è? Vanini? Vanini. Blue Rose Dark. Praline di cioccolato fondente con crema alle nocciole e cereali croccanti. Questo Wow! preparatevi ad un bel video assaggio perché faremo un video assaggio. Promette bene. Non ricordo quello dell'anno scorso perché noi ogni anno ci dimentichiamo Dimentichiamo sempre. sempre. Però va bene, iniziamo alla E grande. anche quest'anno ci siamo portati una scatola per metterci all'interno i prodotti. Prodotti, Con tutte bravissima. le scatole che abbiamo qui disperse in giro. Non so se ti riesci ad avvicinare a quella, ma non facciamo danni. Danni. Ok, andiamo Vai, numero avanti. due. Numero 2. Questo bimbo sul cavalluccio. Vediamo dov'è il segno. Eccolo. Quest'anno è difficile individuare i segni. Sempre loro, Loro sempre. sempre. Ma pure l'anno scorso, guarda. Sacla. Spizzioli, funghetti. Questi Ah, questi sono sono funghi. sott'olio. Solitamente In erano i carciofi. agrodolce. In agrodolce. Sacla, Vai. attenta al No, barattolo. mettilo da te perché qui. Già tre. Io ho difficoltà a vedere i numeri. Questa è la parte più divertente. Qui sulla slitta. Non è la slitta, però. Che cos'è? Ah, è la giostra. Sono troppo emozionata. Li vedi prima tu i prodotti. Alla fine i prodotti sono sempre un pochino quelli, non voglio dire. Salamini, 3, 4. Dopo ce li mangiamo No, pure. 5. Cinque. Pocket, questo è proprio andate ai mercatini di Natale. Pickpocket. Poche, andate ai mercatini di Natale, ve lo portate, ve lo aprite. Ah, che bell'albero! Così, così. Bene, ecco qua. Ecco, Però noi potevamo 4. svuotare quella. Vabbè, non ci siamo arrivati. Numero 4, eccoli qui. Bello grande. Sulla montagna. Quindi quando apri tu lo vedo io. Mi sono andato avanti.
Oh, detox numero 3. C'è anche una brochure. Quest'anno però le caselle l'hanno fatto un po' più larghe. No, no, illustralo tu. Veramente faccio la valigetta. Allora, Real Team Detox numero 3. Fave di cacao e liquirizia con cannella, cicoria, finocchio e fiori di cardamomo. Vabbè, è in tema proprio Natale. Sono curiosa di provarla. Anche perché le tisane non ce le abbiamo. Sono sempre poche. Infatti, andiamo avanti. La brochure sono tipo le altre tutte le altre tisane disponibili. Okay. Numero 4. 5. 5, eccola qui. Resistente. Ah, lo spoiler dell'altro prodotto, però ok, tutto a posto, chiudiamo. Se sono sardine, acciughe. Rizzolici in salsa piccante, papà, queste sono per te, questo è il mio regalo per Natale. Ecco, benissimo. Non ci piacciono queste cose. Poi, 6. Andiamo in difficoltà. 6. No, vabbè, cioè raga, è tipo una ghirlanda. Ghirlanda a forma di 6. Ok, mentre buchi fa vedere. Allora, Gentilini Osvego 5 cereali. Però non sono mai usciti. Questo mi ispira. Con farina integrale 5 cereali. Avevamo anche un altro pacco. Sì, sono ancora lì. Li dobbiamo mettere lì qua. Perché questi la mattina mi piacciono tantissimo. Nel latte. Ottimi. Io non mi trovo con i capelli. Ok. 6. 7. 7. L'abbiamo visto prima. Eccolo qua. Ok, cos'è? Cannella. No, è caramella. Mix per dolci e biscotti. Quindi sia cannella che mela. No, ci dobbiamo fare. E qui esce gli omini di pan di zenzero. E quindi devo comprare uno stampino. Non ce l'avevamo pure tra tutti gli stampini. Wow. Oh, vabbè, c'è anche la ricetta. Che carino. Carino. Ci sta. Tema natalizio. Ci sta. Attenta a non farlo rompere. 8. La Madonna. La Madonna. Comunque, ragazzi, non avete idea della difficoltà che c'è nel registrare questo video. Perché una persona vuole goderselo, ma al suo momento ha paura di, che la videocamera non stia registrando, quindi... Allora, 8 i nonnini. Milka. 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 Milka, secondo me. Milka, che non li volevo prendere! Che ti ha fatto i suoi, no? Wow! Bravo, la stessa lezione! Quindi può essere che sarà uno spoiler delle prossime box. Secondo me sì. Prodotti Milka. Per esserci significa che ci sarà. No, noi li volevamo prendere. Non li abbiamo presi perché non ci ricordavamo. Non li abbiamo mai provati. No, perché tu li hai provati in una challenge. Se non sbaglio, io dissi no, Giulia, tu già li hai provati in una challenge. Non lo so, non in mi ricordo. In un cheat meal, come si chiamano, non mi ricordo. Comunque, cheat day. No, adoro, adoro. Vedi, destino li dovevamo provare. Adoro, adoro. Grazie, grazie. Devo 9. Quindi a me doppia. Oh, birra di nuovo. Pure la, è uscita però solo nella demo. È uscito pure così. Questo era formato verde. Era verde. Ma solo non nella degusta box, solo nel calendario dell'avvento prettamente. Non è mai uscita. Bevanda alcolica gasata a base di sidro Baladin Spritz. Bello, mi piace che non sono prodotti, cioè sono proprio prodotti che ti ricordano Natale. Bello. Cioè proprio bello. Oddio, quale? Cioè la cannella solo. Vabbè, però ho capito, potevano mettere una bevanda. Sì. 10. No, se non ce l'ho mi cazzo, non ce la posso avere io perché c'ho l'11. L'apro io. Vai. Oh. Che cos'è? Due prodotti. Due prodotti, ragazzi.
Ah, perché questo è il biscottino che ti mangi con il miele mille fiori. Miele italiano. Bellissimo. Milizia. Questo è proprio una bella idea. E questo è il biscottino un po' rotto, però sono, è un biscottino bio, frullini al cacao con gocce di cioccolato e sopra c'è un'ape. Carina. Bella. Bellissimo. Bellissimo, bella idea. Loro. 10. 11. Ah, doppia, quindi a me pure. Siamo pari. Siamo pari. 30. Leggi tu. Hellmann's Real Mayonnaise con plastica riciclabile, ragazzi. Oh, è pure grande. Grandissima, che cos'è? 500, 430 ml. Wow, formato famiglia. Formato famiglia. Beh, noi amiamo la maionese, quindi contentissimo di questo. Contentissimo del grasso in più. 12. Secondo me ce l'ho io. Oh, sì, perché ho la 13. Dai, apri tu. No, no, tu. Sono i due innamorati, ragazze, no, no, quindi l'apro io. No, le lenticchie, cos'erano? Pure sushi. Raga, una buona... Amore? Amore? Niente. Buona. Bella ratatouille. Ah, mischiato le verdure. Con melanzane, zucchine e peperoni. Ci fate un bel couscous dentro. Questa è una bella idea pranzo. Poi la puoi portare. Oh, un modo di preparazione 2 minuti in padella, pure in quella cosa si riscalda, ci mette il couscous. Ce la dividiamo metà io, metà tu. Della Bonduelle, ma questa è una novità. Sì. Sì, una novità carina, molto. Molto pratica e c'è anche il libretto qua delle istruzioni. Se non sapete riscaldare, ve lo spiega. Ah, ci sono anche altre. Come? Le taccole, le melanzane, no, no, non ci interessa. 13, Sant'Antonio, aiutaci, che cos'è? Oh. Brodo vegetale granulare bio. Wow, bello. Mai visto una cosa del genere? Brodo vegetale. Brodo in polvere. Interessante. Io poi mangio solo così. CO2 compensata. Cerreto, amanti del bio, del biologico. Carina, oh, oh. Diversa dal solito. Quanto è brutto che l'abbiamo distrutto, eh? 14. 14, c'è una bella mongolfiera. No, vabbè, sono delle caramelle, secondo me alla birra. Burro birra. La burro birra di Harry Potter. Jelly Bill. Wow. No, vabbè, adoro. Questa non l'avevo vista. No, neanche io. Wow. Le proveremo. Poi. Tutte cose molto particolari. Sì. Infatti ho 14. Apprezzato tantissimo. 15. 15. 15, 15. Eccola, 15. La signorina. Eccola. Che c'ha il... Sta pure grande. Sta facendo i panettoni la signora. Hai ora, bergamotto. Bergamotto. Succo di bergamotto di Calabria. Questo ci piace. Lo vedo bello corposo, bello asproino. Ottimo. Non l'abbiamo ancora provato, lo proveremo. Non so se riusciremo a fare. Poi è uscita pure una brochure. Tantissimi. Wow, bellissimo, proprio bello questo marchio. L'abbiamo detto, il marchio Verum. Verum, che non è Venom. Numero 16. Andiamo sulla ruota panoramica. Facci sognare. Facci sognare. 16. Oh. Ho visto una crema. Amo essere, questo qui è l'Eurospin, crema 50% nocciola, prodotto ottenuto esclusivamente da nocciola piemontese, no, dalla la nocciola piemontese IGP. Wow. Oh, 300 grammi, adoro. Ottimo. E quindi mo ci dobbiamo aspettare le castagne. Perché ogni anno. Perché ogni anno. Castagne, bene.
Questo lo posiamo. È un bel barattolone. Bello. Bello, veramente bello. Allora, abbiamo detto 16, 17, 17, eccola qui. Shopping! Lo faremo il 25 novembre, siete tutti invitati. No, comunque... questo è un classico, questo perché mi ricorda dalla nonna il periodo, allora è proprio... Però posso dire alla ciliegia. Non è una novità, però... Non è una novità, però è bello trovarli. Ci sta, ci sta. Abbiamo detto 17, 18. Questa pure è grande, quindi ho grandi aspettative. Prezze. Una tisana, no? Ad esempio questa che già uscì, perché questa la teniamo di là, me la sono fatta ieri, proprio ieri. Sì, uscì anche questa, già uscita nella degusta box. Nella degusta box. La degusta box. È Lipton tè nero. Già uscita questa. Eh sì, ti ricordi un periodo di tempo sempre, che nei vlog sempre la stessa, che io dicevo è una tisana, è una tisana, sì, sì, mi dissero no Giulia, non te, scusatemi. Vabbè, lo volevo prendere, non l'ho preso, però non sono tanto felice di trovarlo. Anche perché già c'è un... 19, il numero 19. Oh. Questo mi devo... però la vedo piccola. Ah, è piccola, non è grande. Il posto di una casa. Infatti, questa volta. Sempre. Spezie ovunque. Peperoncino. Jalapeño, jalapeño verde, questo è piccante. Questo fate una bella cotoletta, l'ho imparato col pistacchio e li stendete. Mamma mia, veramente. Però mi piace questo fatto che è piccante. Mamma mia. Sì, mamma che mia. Ci stavamo sperando prima che la signora che ha fatto i dolci. Stavo attenta. Aspetta. Christmas like in San Diego, wow! Bella questa bottiglia. Bellissima! Questa potrebbe essere tranquillamente una bottiglia da collezione. Sì, ma ha un gusto particolare. Stonno. Salt and lime, wow! Da provare. Molto carina, mi piace il pack. 20, ci avviciniamo. Ci avviciniamo, quindi 21. No, 20. No, ah, questo è 20. 21, vai. Aspetta, chi c'ha la 22 poi? Io. Ok, perfetto. 20, Babbo Natale, 21, Babbo Natale col bimbo. Un chupa chups. Vabbè, ci sta perché il 20 ci inoltriamo un po' pure 21, nel 21, scusate, nel periodo pure Befana, si iniziano un po' pure a preparare le calze, quindi ci sta. Oh, però c'è un gusto nuovo, gusto arancia, o c'è sempre stato? Mi pare di no. Gusto cola, gusto fragola, gusto arancia e gusto panna e fragola. Ditemi quello che volete, ma gusto panna e fragola, sempre qua. No, non ti piace? Mi fa impazzire. No. Non sono una fan di queste cose dolci. 22! 22! Allora, tu la mongolfiera anche tu! Altra volta. Questo è uno shampoo? Questo già uscì. Ma come li fanno a mettere qua dentro? Cioè, no, la devo rompere per forza. Qua sotto sta la 24. Ah, la devi dire avanti. Questo è uno shampoo. Questo è un dressing al tartufo che va messo ideali sulla carne, sulle carni. Oh, però non male, lo bello. Sai? Bello odore. Particolare, non si sente, però. No, oh, molto bella questa maschera, per i questa maschera. Andrea e me. Andrea Milano. Ok, ci sta, interessante. Bellissimo. Numero 23. Come sempre, non possono mai mancare. Ah, il Little Sport. La special nocciole. Questo bianco con le nocciole. Bianco con le nocciole. Nocciole, cioè cioccolato al latte con le nocciole e cioccolato fondente. Quindi questo secondo me non l'abbiamo mai provato. No. E quindi da provare. Li proveremo. Li proveremo. Che onore. Ci siamo proprio io. Così. Do io. Va.
24. Oh. Ah, vi prego, una gioia. Vi prego. Non la guardare. Guardatela voi. Guardiamola noi. 2, 1. Dai, sì. Questi li avevamo presi o non li avevamo presi? No, presi Mr. Brown. Ah, li avevamo presi. Che bella era di questa box uscita. Ah, Mr. Brownie. Oh. Chocolate Brownies Winter Edition. Che belli. Che bello, sì, dai. Questi erano buoni, li abbiamo provati. Sì, erano buonissimi. Bello. Bello. Dai, sono contenta. Belle topine, ci voleva. Ci ottimo. Allora, dai, alla fine... Tutto sommato, ci sta. Alla sì. fine non è tanto il costo del calendario, ma la è cosa la che gioia ci crea nell'aprirla. Noi adesso l'abbiamo aperto tutto, perché ci sta chi prima di acquistare vuole vedere, vuole valutare. Però questo è bello. Anche se posso dire una cosa, 36, cioè vedo molto spesso in giro tantissimi calendari. Sì. E 36 euro per un calendario del genere così curato e con prodotti comunque noti, cioè non prodotti che non nessuno conosce, secondo me ne vale la pena. Come dissi pure l'anno scorso, qui si usa tantissimo fare i cesti di Natale, e per chi lo capisce, portare una cosa del genere, fare un regalo, ci sta. Anche perché vuoi lasciarlo sotto l'albero e ogni giorno aprire una casella e... Uno glielo dà ovviamente prima, dice questo è il mio pensiero e... Bello, ci sta. Veramente ci è piaciuto tanto. E anche quest'anno... Soddisfatti. Mamma mia! Diciamo che dietro c'è il gioco. Ah, sì. Cioè raga, questo tranquillamente potete giocare a tombola. Perché questo lo piegate. Io penso di sì. O no? Sì. No? No, non lo so. No, però sì, è una tombola. 6, 7, 8, 9, 10. Non lo so se è una tombola, sì, ma penso fino a 90. 70, 71. Sì. È fatto proprio a tombola, guarda le caselle da 5, perché voi questo lo capovolgete e tranquillamente ci giocate. Sì, potete riutilizzarlo, sì. Bello, eh? Mm. E si può riciclare. Sì, infatti. Bello. Bello. Proprio carino. E niente, noi ovviamente siamo rimaste molto molto soddisfatte. Sì. Ne speriamo che questo video vi sia piaciuto. E ne ci vediamo nel prossimo video. Ciao!